Quando la pallina esce fuori dal campo, entra al tennis Anna Maria Boniello, la direttrice dell'agenzia stampa per cui lavora Giuseppe. Il mio rapporto col tennis è bellissimo perché ci sono stata circa 40 e più anni e ho visto intere generazioni di tutti i ceti crescere qua dentro, a stretto contatto di gomito di dove passava il mondo. L'albo dei soci si apriva con Clara Agnelli, poi veniva Gianni, poi veniva Susanna e poi Umberto. Questo spazio che tu vedi era il ristorante serale con le pagliarelle dove restavano a mangiare e poi a giocare a carte. Anna Maria ha diretto il club tennis Capri per tantissimi anni. Convinsi il presidente ad aprire e fare anche una scuola tennis in maniera che i ragazzi di Capri potessero non guardarlo solo dal muretto, ma praticarlo. Se tu ti guardi intorno, vedrai che ci sono dei ragazzi capresi che non è l'elite. Anna Maria, Capri è una vera e propria istituzione. Come ti definiresti tu? Anarchica. Un'anarchica tra i ricchi? No, anarchica nel senso, te l'ho spiegato, mica sono a bombarola, io sono per la democrazia. Tutti siamo uguali, si può essere più intelligenti o meno intelligenti, ma quello che tu possiedi per me non interessa. Questa è la parte del centro che è meno visitata, anche se è la più bella. In un mio pezzo una volta scrissi la Capri dove non entra il sole. Infatti se guardi in alto vedi dei pezzetti di cielo a rettangolo. Qua siamo in Capri presso operativa. Ciao ragazzi, sono stata tra i primi 100 italiani andati a Cuba, a 10 anni della rivoluzione. Dal suo bunker, Anna Maria ha il pieno controllo di ogni cosa che accade sull'isola. Tutti quanti dicono, ma perché non fai un B&B? Io invece di stare qua, potrei stare a casa mia, due computer e stare. Non mi piace stare qua, questo è nostro. Perché mi arrivano 1000 o 2000 euro al mese. Ma che me ne faccio? Mi compro un altro pullover. Li accumulo e li tengo da parte. Io sto così bene nel mio bunker. Essere caprese oggi non so cosa significa, prima lo sapevo, oggi invece sei solo un mezzo per fare soldi. Allora ti devo vendere il caffè oppure ti devo vendere il souvenir. Per me la capresità non c'è più. Mi dispiace per i miei compaesani che lo sentiranno, ma io sono abituata a dire quello che penso. Perché Capri ha un'anima e come tutte le anime tu non le puoi vedere, quindi non lo sai perché c'è, perché ti affascina tanto. I faraglioni li troviamo pure a Citrezza e pure a Lipari. Il mare è molto più bello nei Caraibi che a Capri. E quello che ha portato a Tiberio a rimanere qui oltre 10 anni. E quello che ha portato Gorky ad arrivare qua e a finire di scrivere il suo libro. E quello che ha portato Chatwin, lo scrittore che più ha scritto sull'inquietudine dell'esistenza. La Capri di chi ci vive è un posto difficile. È un po' Gianno Bifronte, ti affascina e ti respinge, ti ammalia e qualche volta la odi che te devi scappare. Questa bellezza, quando poi diventa solitudine, non ti interessa più, non la vedi più. Ci sono due Capri molto diverse. Se ti posso dire che preferisco la seconda, quella in alto, Ana, perché ci ritrovo quello che io non trovo più a Capri. Finalmente è tornato.